Sono stati 5 giorni molto intensi, 3 giorni di incoming con operatori russi e 2 giorni di incoming con operatori economici della Corea del Sud. Erano qui presenti in particolare 22 operatori economici, 22 aziende russe, che hanno incontrato 27 aziende trentine. Si è trattato di un ritorno, di un follow-up dell'attività svolta sul finire dell'anno scorso da Trentino Sviluppo, quando è stata organizzata la missione in Russia. Sono stati anche incontrati 3 produttori cinematografici russi che hanno manifestato un interessamento a girare dei film sulla nostra terra trentina. Gli ultimi 2 giorni li abbiamo passati con 11 operatori economici della Corea del Sud, tra cui anche 3 rappresentanti di 2 istituti di ricerca che hanno incontrato i nostri istituti di ricerca. Più di 70 incontri commerciali che stanno dando alcuni frutti importanti. Un contratto è stato firmato, ci sono poi 4 contratti in corso di perfezionamento e si stima che nel prossimo mese possano essere anche sottoscritti e ci sono 21 accordi in corso di definizione. La nostra ditta esporta prodotti commerciali dall'Italia da ormai 15 anni, ma siamo anche distributori e importatori. Lavoriamo con 11 regioni italiane e siamo sempre alla ricerca di nuove ditte italiane e quindi speriamo ben presto di avere rapporti commerciali anche con il Trentino. Nel mercato russo bisogna anche puntare sul concetto di fiducia e di simpatia. Il russo di per sé è un cliente a priori diffidente, per cui l'investimento primario è spendere tempo, energia, umanità e sensibilità, fra virgolette, per catturare la sua attenzione e la sua fiducia. Nel momento in cui lo fai, una prima premessa, un primo step è stato raggiunto. Solo attraverso uno scouting di opportunità in tutto il nostro pianeta possiamo trovare opportunità di internazionalizzazione e di apertura dei nostri mercati. Certo, i settori sui quali noi risultiamo potenzialmente più competitivi sono quelli della ricerca, dell'agroalimentare, della green tech, settori dove ci si può confrontare su un elevatissimo livello internazionale. Fino adesso con l'Italia non ha avuto un gran lavoro insieme, quindi con questa occasione al Trentino che ci ha invitato vorrebbe creare un accordo, una collaborazione insieme. I segnali ultimi, soprattutto dell'ultimo trimestre del 2016, indicano che finalmente c'è una ripresa economica, c'è una ripresa delle esportazioni italiane e dentro esse il Trentino può certamente avere una fetta importante di opportunità.